L'abbiamo annunciata e quindi è con me Giusy Shin. Ciao, ben trovata. Ciao, ben ciao. Ritrovata e ben ritrovati all'ascoltatrice e agli ascoltatori. Sì, no? Certo. Un appuntamento fisso. Un quindi. Nostro appuntamento. Allora, questo è lo spazio delle idee e della musica, ma è anche lo spazio delle idee. Perché esatto. Ormai l'abbiamo ribattezzato in questo modo. Allora, le idee dentro la donna. Non è che noi vogliamo fare una questione sessista, no. Perché poi vabbè. C'è anche gli idee dentro l'uomo, ma li affronteremo magari in un altro periodo. Perché certo. Abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio all'interno del Pantheon greco, ma prima le signore, no? Ecco, si dice prima, così? Prima le signore, assolutamente sì, anche una questione di galanteria. Quindi le idee dentro la donna di questo libro della Bolen, di cui abbiamo iniziato a parlare la settimana scorsa, è tanto tanto importante riuscire a rintracciare una dea dentro una donna? Sì, secondo me sì, anche secondo la Bolen e eminenti studiosi. Questo libro a me ha cambiato la vita. Poi di fatto ho anche impostato tutta la mia tesi di naturopatia su questa approccio, diciamo sì. Così. E molti fanno psicoterapia utilizzando questo schema. Qui non vogliamo fare questo, ma più che altro raccontare. Mi piace raccontare i miti ed è un bel approccio questo ai miti perché aiuta a comprendere, prendere con... Sì. Soprattutto appunto chi dice ma io perché mi comporto sempre così, perché succedono queste cose, reagisco in questo modo. Ascoltare la storia delle dee può diventare un modo per fare luce, illuminare okay. Delle zone d'ombra. Quante dee ci sono nel Pantheon greco? Nel Pantheon greco 7 okay. Che sono nell'ordine Afrodite sì. Poi c'è Era mm-hmm. che è la sposa di Zeus, poi c'è Persefone e Demetra mm-hmm. poi c'è Estia. Poi ci sono Artemide, Atena. Ok. E quindi sono 7. Sì. Numero magico per eccellenza, tra l'altro, no? Il 7 è il numero della perfezione, i 7 giorni della creazione. E la Bolen fa una divisione, mm-hmm. le chiama dea vergini, ma inteso come che non hanno avuto relazioni con il maschile di unione. Ok. In senso proprio generale, non a livello fisiologico, diciamo così. Le pure. Così. Ok. Poi le dee vulnerabili mm-hmm. e poi la dea alchemica che è Afrodite. Quindi io direi di partire direttamente dalla più figa di tutte che è Afrodite. Vai. Che ne pensi? Sì. Diciamo Afrodite. Due cose su Afrodite. Allora, intanto Afrodite ha un bellissimo mito della sua nascita. Nasce molto probabilmente, vabbè, varie versioni, però dalla spuma del mare. Sì. O per effetto di una evirazione, ma questa è un'altra versione che Zeus praticamente prende il potere sul padre, quindi qui c'è un'emancipazione dai genitori e praticamente c'è un'evirazione dei genitali, li lancia nel mare e dalla spuma del mare nasce Afrodite. Questa è una versione per essere proprio ortodossa. Poi ce n'è un'altra che invece appunto è solo nasce dalla spuma del mare, si origina, si autogenera, diciamo sì. Così. E questa versione a me piace molto perché è un femminile autogenerante mm-hmm. che si crea da sola, è una divinità che non ha bisogno di qualcuno che la definisca tale, perché nell'immediato momento in cui lei sorge dal mare, immaginiamoci l'Afrodite di Botticelli, no? Sì. Su questa conchiglia meravigliosa. La Venere. No? Sì. Ecco, è un po' così, perché poi subito le ore le vanno incontro, quindi mm-hmm. il tempo le va incontro, no? In un certo qual modo, la ornano di oggetti meravigliosi e lei subito diventa la personificazione della dea dell'amore, della bellezza, dell'arte, della seduzione. E quale donna può essere così? Chi si sente tutte. Così? O ecco appunto, dicevo allora, pure in generale. Tutte noi abbiamo dentro di noi tutti gli aspetti di tutte queste dee che incontreremo nel corso dei prossimi Però quale ha questa preponderanza? Poi ce n'è una che è mm-hmm. più prevalente sì. e una che invece è un pochino più in ombra. Ma è perché qualcuno te lo deve far notare questo oppure tu ti ci devi sentire? Entrambe le cose, ma sai cos'è? Che purtroppo siccome quando si parla di Afrodite si parla anche un po' della seduzione, mm-hmm. della bellezza e per certi versi c'è un po' questa associazione, no? Se sei bella, se sei figa, se sei seduttrice c'è anche un po' questa... Aspetto negativo, no? Okay. Viene visto un po' come un qualcosa di...
Sì, così, un po' negativo. Sì, un po' negativo. Ah. O comunque, invece bisogna ritornare ad essere orgogliose. Bravissima. Di... E poi la seduzione non passa solo attraverso la bellezza, e non è chiaro. Solo quello. Cioè, ci hanno fatto credere, diciamo così, che è solo la bellezza che rende una donna pari ad una dea in bellezza. Non è proprio così, e Afrodite è una dea della trasformazione. Ti insegna a trasformare... perché l'alchimia la chiama la dea alchemica, la buona, l'alchimia trasforma, gli alchimisti trasformavano il piombo in oro, ma in realtà che cos'era? Era l'affinamento delle parti di se stessi nel corso dell'esistenza. Insomma, è un viaggio interiore. È un viaggio che non finisce mai. È un viaggio interiore che in teoria appunto sarebbe, no? Ti porterebbe a una sorta di perfezione, no? Più che perfezione, una sorta di equilibrio e armonia. Okay. Ok, dobbiamo ritornare ovviamente, e questo lo faremo anche nelle prossime settimane, su questi concetti, perché poi, insomma, quando si parla sì di alchimia, ma anche una cosa che una persona può riscontrare in sé, andando poi a mettere in evidenza quelli che sono gli aspetti più positivi e propositivi del suo carattere, sicuramente è una cosa che fa molto bene. Tra l'altro, Afrodite, grazie a te per questa opportunità, Afrodite insegna a trasformare, tant'è che, e lo vedremo magari la prossima volta, con Psiche fa proprio un'iniziazione e la rende la donna che può accedere all'amore di Eros. Chissà quante donne si sentono veramente Venere, quindi chissà quante si sentono veramente Afrodite. Dobbiamo sentirci tutte così, e questo sarà la mission dei prossimi giorni. Grazie. Buona domenica. Ciao. Lab, lo spazio delle idee, con Beatrice Silenzi.